delegava il segretario provinciale a presentare la lista stessa. E quindi? Cosa è successo? Loro hanno fatto subito ricorso contro. C'è stata una riammissione da parte del TAR della lista stessa, dell'UDC. Loro hanno fatto ricorso contro per farla sbattere fuori per questo documento che mancava. C'era tutto il resto, hanno fatto ricorso, l'hanno vinto al Consiglio di Stato, le elezioni si sono dovute spostare perché loro hanno voluto sbattere fuori una lista a cui mancava questa carta. Stiamo parlando di questo. Il Presidente del Consiglio, dopo che il giornale di suo fratello aveva presentato la prima pagina del giornale, la prima pagina del giornale era una prima pagina in cui il tema era: siamo un partito di fessi. Comunque è vero che hanno sbagliato i magistrati così, e non il PDL, allora, questo è il punto. Che la vicenda, chi ha sbagliato? Che la vicenda come questa sia stata gestita così, esattamente all'opposto così di come 18 mesi fa, quando loro buttarono fuori l'UDC alleata con noi. Ma se eravate contenti. Aggiungo una cosa, che in Trentino noi vincemmo con adesso noi. Però vi chiedo a tutte e due, è possibile, adesso le stiamo parlando da un bel po' di tempo, ma è possibile che la politica italiana... Ecco, io vorrei parlare di cose concrete. No, ma questo è un aspetto... Io vorrei parlare di cose concrete. È possibile che la politica italiana a 2 settimane da, e poco più dal voto continui a essere tutta concentrata su queste dipende cose? Dipende dalle sue domande. Dipende? Dalle sue domande. No, non dipende. Questo dipende da un qui fatto, oggi, che di questa oggi cosa, che un confronto tra maggioranza e opposizione su questa cosa, da quando è successo, da 10 giorni a questa parte, non è stato difatti possibile. Infatti noi da oggi facciamo campagna elettorale. No, perché i no, la cosa è che lasceremo l'effetto da noi collaterale sabato, della... Io lo voglio dire perché voi tornate sul decreto, è ridicolo. Noi l'effetto collaterale di lavoro, del blocco di è che se ne continua a parlare come se fosse una leggenda e se ne parla molto di più di quanto non se ne sarebbe parlato se la cosa non fosse stata sfogata. Parliamo in posso dire, quello che ho detto prima, Mentana, quello che ho detto prima lo confermo. Per noi questa cosa qui alla fine sarà uno svantaggio, perché quando Berlusconi entra in campo e fa il referendum su se stesso, senza parlare di cose, cioè di cose il governo non ha fatto, di cose allora non fate sabato la manifestazione e parliamo tema, di cose. Da questo punto di vista il tema è molto più difficile per noi, parlare di cose facciamo e tenere basso il referendum su Berlusconi per noi è soltanto un vantaggio, perché il referendum su Berlusconi l'ha impostato lui perché vuole ampia Letta, partecipazione al voto e tutto il resto. Voi abolite la manifestazione di sabato. Noi l'abbiamo già proposto un patto, smettiamola con i ricorsi, perché noi potremmo fare ricorso in Lombardia, noi potremmo fare, avremo tutto fallo, come loro, tutti i titoli per fare ricorso, però noi non lo facciamo, loro non facciano la stessa cosa. L'opinione generale, mi scuserà, la russa è che il centrodestra abbia fatto una gran confusione dimostrando delle carenze probabilmente nel partito, nell'organizzazione di quel partito e nella coesione di quel partito. Lei non è d'accordo, le assicuro, però mi permetta, che difendo tutti i miei dirigenti periferici. Dall'altra parte abbiamo visto un centrosinistra in ordine sparso, appunto, sabato lei va alla manifestazione? Sarò a Milano perché facciamo una manifestazione a Milano, un alibi, una diciamo, Venezia e una però a Torino. I suoi colleghi di partito si troveranno insieme a coloro che hanno detto che quello del decreto è un golpe, è la fine della democrazia. Ora, ma noi si tratta del primo golpe bocciato dal TAR nella storia, noi, nella storia umana. No? Noi li convinceremo a cambiare posizione. Ecco, come? Questo è molto interessante. Beh, questo è molto chiaro, nel senso che l'abbiamo detto con forza in queste ore, lo ripeto anche qui adesso, se nella manifestazione di sabato ci saranno parole fuori luogo, per quanto ci riguarda i rapporti con le forze politiche che si assumeranno quelle responsabilità, si devono considerare interrotti, punto. Come è una prova di maturità le altre volte. Ma come farete con la prova TV, come è si fa per le bestemmie del campionato di calcio? È una prova di maturità delle forze politiche che in questo momento si trovano davanti una responsabilità seria, quella di poter vincere dimmi delle elezioni con parlando chi vai e ti dirò chi sei. Sergio, non è che è utile in realtà che si parli di questa roba del caos liste perché perché non si parla politica di programmi, non si parla di politica. Allora, la sensazione che io ho avuto personalmente e che, diciamo, in tutta questa vicenda delle regionali i contenuti interessino pochissimo. In realtà la cosa che importava era piazzare persone nelle liste. A Napoli, facciamo un caso, la Campania. In Campania c'è stato un diluvio di parenti, non so se lo sapete, nelle liste di destra e forse anche di sinistra. Addirittura si è presentata la moglie di un illustre politico col cognome del marito, perché il marito evidentemente è più, diciamo, è un nome più di maggior richiamo elettorale. È una storia che l'elettore del Corriere è successa scuola. Anche un'altra cosa, è successa, mi risulta, che ci sia stato un illustre candidato che non voleva il leader della coalizione, che non voleva in lista, il quale avrebbe fatto mettere il nome della moglie e poi all'ultimo momento avrebbe sostituito il nome della moglie col proprio. Questa fa capire chiaramente qual è il clima in cui si sta svolgendo questa discussione.
Il problema qual è? Che ancora una volta nessuno sa quali sono i programmi delle due coalizioni, né della destra né della sinistra. Io mi domando se questo qui sia possibile. Ecco, come risponde la Russa e Letta a questa che è un'opinione, come sapete, di Sergio Rizzo, ma largamente condivisa ormai anche in fasce degli elettori? I cittadini, grazie a Dio, alla fine scelgono, e se ci sono candidati che non piacciono basta non votarli, a destra, al centro, a sinistra. Rispetto alla Prima Repubblica, se non altro, non c'è più il traino. Una volta, vi ricordate, c'erano 3, 4, 5 preferenze, di cui uno famoso e 4 trascinati, altro che parenti, molto peggio. Il sistema elettorale... Non è che il listino sia diverso, è peggio. Il listino è una responsabilità dei partiti che almeno se la devono assumere apertamente. In quel modo non c'era manco la responsabilità, per cui andatevi a vedere, ma la conoscete bene la storia. Per cui da questo punto di vista le norme elettorali fatte dal centro, dalla sinistra, dal 1994 in poi, sono sicuramente 100 volte meglio di quelle che c'erano in passato, perfettibili. Anche io sono esempio per la preferenza che al nord è accettabile, al centro-sud è molto pericolosa, l'avete scritto anche voi. Però il sistema, la democrazia è peggiore del sistema, me l'avete detto mille volte, ma è l'unico che ci sia, insomma. È difficile trovare un sistema che sia perfetto. Io credo che bisogna contare molto sulla scelta dei cittadini, e di partito, e di premier, e di candidati. Per il resto, quello che viene denunziato è un malvezzo che c'è nella politica da sempre, quello di cercare di inserire nel contesto degli eletti persone che sono state selezionate con metodi non sempre cristallini. No, è peggiorato, sia a destra sia a sinistra. Io non ne faccio un discorso di schieramento, però è peggiorato. Onestamente è peggiorata l'arbitrarietà, ma non è peggiorato la qualità rispetto alla qualità media della società. Una volta c'era una censura, certo, come dire, ma era migliore civile. La società allora, è un problema. Cioè il decadimento delle liste va di pari passo col decadimento della società civile. È come le curve. La sanzione morale che una volta c'era, sì, diciamo affievolita al massimo. Sono venute meno le barriere di difesa da parte di chi dovrebbe... È come la curva esterna. Qualcuno ne approfitta. No, se posso dire su questo, secondo me... Dico solo questo, è come la curva degli stadi. La curva c'è sempre stata allo stadio. Oggi rispecchia un certo modo della società, dei giovani, certi disagi. Prima c'era la curva, facevano gli slogan, ma era di un altro livello. Quindi la politica è lo specchio della società. Cioè, posso rifarmi un esempio però, Ministro? La curva così facinorosa fa sì che gli stadi si svuotino sempre di più. Non rischiate che appunto si svuotano per la televisione, non si svuotano per la curva. No, sempre colpa della televisione. No. Vabbè, il merito in questo invece caso. Invece ragione mentana, perché alla fine le famiglie con bambini allo stadio non ci vanno perché la curva è facinorosa. Perché c'è la televisione, se non c'è. Però voglio dire che secondo me Milano non è mai successo niente. Secondo me invece Rizzo e Stella hanno ragione, nel senso che io noto, per esempio, dalla fine degli anni 90 c'è stato un crollo, un decadimento. Parte di questo decadimento. Facciamo parte di questo decadimento. Parte di questo decadimento, perché poi non basta dire c'è il decadimento, uno deve anche dire ma qual è la causa, possiamo intervenire. Non è l'unica, non voglio essere semplicistico, ma una delle cause è sicuramente la legge elettorale nazionale. L'idea che tu possa infilare, tu partito politico, tu possa infilare qualunque persona, portavoce, amanti e qualunque cosa, nelle liste bloccate per il Parlamento, ha fatto del nostro Parlamento un Parlamento in cui una fetta larghissima del Parlamento... Come no? Oh, ma di che stai parlando? Hai fatto tu la legge. Hai votato a favore. Io ho votato contro quella legge. Ma di che stai parlando? Oh, l'avete fatta voi la legge? L'emendamento. Non scherziamo nemmeno. C'è stato l'emendamento proposto da Teodoro Buondelmo. Non scherziamo nemmeno. Questa legge è tutta vostra, ve la siete fatta voi, ve la siete presa voi. Non fate i furbetti. È responsabilità. C'è stato l'emendamento proposto. Detto questo, la porcata Calderoli. Se volessimo essere seri, ma se volessimo essere seri, dovremmo tornare. Loro sicuramente votato o non votato, ma dovremmo ritornare sulla legge elettorale. Io penso che un cambiamento della legge elettorale sarebbe fondamentale. Detto questo, però, rispondo a Rizzo, perché Rizzo giustamente dice i programmi, la campagna elettorale. Noi sabato faremo, ed è il tentativo che faremo, lo annuncio qui,
Il nostro sforzo sarà quello di far sì che sabato la manifestazione sia in gran parte sul tema del lavoro, perché crediamo che questa sia la questione principale dell'Italia. Ci crede nessuno. In queste ore, anche se i partecipanti tireranno da un'altra parte. Noi faremo di tutto perché il tema chiave sia il lavoro. Lo dico perché in queste ore è successo un piccolo particolare. Il Parlamento, con un accordo largo, ha votato a favore dell'estensione a 18 mesi della cassa integrazione. Parlo a tante persone che ci stanno seguendo in questo momento che